schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è l'after patch del glitch dei soldi. Allora, per fare questo glitch ragazzi avete bisogno di un amico. Con questo amico dovete entrare nel garage B2 dove avete tutte le auto. Allora, questo glitch lo potete fare in sessione solo a invidi, va benissimo. E nel garage B2 ragazzi, come state vedendo, dovete avere tutte auto da duplicare o anche solo una. Dopodiché entrate in attività, voi dovete farlo questo passaggio, non il vostro amico. Entrate in attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano e vi fermate dentro l'attività. A questo punto ragazzi, quando voi sarete dentro l'attività, il vostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare nel party e dovrà unirsi a voi, fare un partecipa a sessione. Quindi il vostro amico farà un partecipa a sessione, accetterà il primo messaggio e si fermerà sul secondo messaggio. Quando sarà fermo sul secondo messaggio, che gli dirà che non può unirsi alla sessione, noi dovremo uscire dall'attività. A questo punto il nostro amico, quando noi saremo usciti dall'attività, come ora io sto facendo, accetterà il messaggio e automaticamente respawnerà nel nostro garage e vicino a noi. Questa è la parte del bug. Quindi ora noi che dobbiamo fare ragazzi? Dobbiamo uscire semplicemente dal garage ragazzi, non dobbiamo fare altro che uscire dal garage, solo questo passaggio dobbiamo fare e lasciare il nostro amico dentro al nostro garage. Una volta usciti dal garage ragazzi, ci metterà un pochino, non lo so, dipende dalla vostra connessione, rientrate nel garage e a questo punto entrate nel B3 ragazzi, nel B3 dove dovete avere tutte LGRH8 normali, ma in questo caso andremo a ritrovare LG Retro Custom, ma adesso vi faccio vedere nel punto azzurro. Io ragazzi qui avevo 9 LGRH8 e una Retro Custom. Adesso andiamo a vedere, vedete? Sono tutte RH8 tranne una che è una Retro Custom, che è la prima. Quindi a questo punto ragazzi continuiamo il glitch come lo facevamo prima. Usciamo da dentro il garage con un'auto, chiamiamo il centro operativo mobile e poi andremo a mettere l'auto nel centro operativo mobile. Quindi una volta arrivato il centro operativo mobile, entriamo nel centro operativo mobile. Allora ragazzi, questo passaggio potete farlo anche con il palazzo del CEO in un garage, ma nel garage dovrete avere un posto vuoto e una volta che sarete entrati nel garage dovrete entrare nell'officina, cambiare un pezzo all'auto e poi tornare nel nightclub ragazzi. Quindi a questo punto torneremo nel nightclub e avremo fatto la prima duplicazione. Dovremmo fare solo questo passaggio di andare e venire nel com per tutte le altre duplicazioni ragazzi. Il glitch è semplicissimo, penso che Rockstar sta cercando di facciarlo in tutti i modi, ma vedo che lo facilita sempre di più. Quindi una volta fatto ciò ritornate nel vostro garage e la sostituite con l'auto che avete preso. Io in questo caso vado a sostituirla con la LG rosa, che è l'ultima che io ho presi. Quindi vado a sostituire e abbiamo fatto il nostro primo clone. Ricordate al vostro amico che è in sessione con voi e che sta dentro il vostro garage di muoversi ogni tanto, perché altrimenti verrà sbattuto fuori dalla sessione ovviamente.
Detto questo, ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere, penso di aver detto tutto con questo glitch. Vi lascio un saluto, la data e l'ora in cui sto provando il glitch. Rinnovo ancora il saluto e al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti. I'm dancing behind. No mercy.